Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, prima volta, prima, prima, primi, primi, vol, prime, tutto primo. Prima volta su un canale, benvenuti. Oggi ragazzi, oggi faccio il video così. Faccio il video così oggi, sì, lo faccio così, primo, primo, sì, lo faccio così, sì, mi piace. Oggi ragazzi, analisi più pagelle, Milan Salernitana 2-0 che ci ha proiettati al primo posto in classifica. Ma prima di cominciare ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi, no così in giù, non mi piace, iscrivetevi al canale. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insider, il mio personale, e vi ricordo il sito internet www.cmilaninside.com per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la squadra prima in classifica. Interviste, pre-post partita, notizie mercato, pagelle, tutto. Allora ragazzi, faccio il video così oggi. Primo. Sì, allora. Sarà difficile fare un video di 10 minuti così, ma va bene. Partita meritata, partita controllata dal primo all'ultimo minuto. Siamo riusciti nell'obiettivo di vincere senza troppe energie, bando alle ciance, tutti quelli che volevano la goleada e roba varia. Sì, si poteva essere un po' più cattivi, questo è vero, però obiettivamente, cioè, questo è proprio per chi vuole trovare qualcosa su cui criticare, non ci riguarda. L'obiettivo è stato raggiunto, vincere innanzitutto e vincere senza stancarsi più di tanto, secondo, e cercando di far riposare quanti più titolari possibili in vista di martedì per l'impegno di Champions fondamentale contro il Liverpool. Partita sbloccata dopo 5 minuti da Kessié, con raddoppio di Saelemaekers al 23esimo all'incirca, partita archiviata già alla metà del primo tempo. E va bene, tanto di guadagnato. Andiamo con le pagelle. Preannuncio una sola insufficienza, più che altro perché contro un avversario del genere si poteva fare meglio. Ma va bene. Allora, Maignan voto 6, fa una mezza uscita pericolosa alla fine, un po' a vuoto, però è stato più un problema di comunicazione che di... Credo che mi giocherò il flessore, l'estensore del dito, ma comunque. Per il resto deve fare una sola parata nel primo tempo, non corre rischi particolari, voto sì. 6,5 per Florenzi, prima prestazione convincente della stagione. Speriamo che sia in crescita, perché con... diciamo a pieno regime Florenzi può essere molto molto d'aiuto. Tomori voto 6,5, teoricamente dovrebbe pagare in termini fisici sia lo scontro con Simic che con Juric, praticamente lo vince su tutti i fronti, velocità, grinta e anche fisico, con l'assenza di Kier, è lui il perno della difesa. 6,5 per Tomori. 6 per Romagnoli, rientra dopo il disastro, dopo la partita disastrosa con Sassuolo. Ora che mancherà Kier, deve decidere cosa fare da grande, perché giocherà tante partite in più, tante partite da titolare in più, e deve decidere cosa fare da grande e fare il definitivo salto di qualità. Anche perché alla fine, ok, che lui si vuole, come dire, abbassare lo stipendio, ma se il Milan vede che continua con prestazioni non sufficienti, forse nemmeno la dirigenza vuole rinnovarlo più di tanto. Teo, 6 più, sì, 6 più 6 e mezzo, no, 6 più, dai. Fa le sue solite sgroppate, poteva essere un po' più preciso in fase di ultimo passaggio, ho sbagliato un paio di volte
diciamo, la scelta, però insomma è riuscito anche a riposare, cosa che è importante. Poi entra Ballo-Touré a suo posto, entra, allora, l'ultima apparizione risaliva al derby, entra con voglia di fare veramente, crea anche un paio di situazioni pericolose. È entrato con un buon piglio, sinceramente, per questo gli diamo 6 più anche a lui. Bakayoko, che è l'unica insufficienza, 5 e mezzo, non peraltro perché si guadagna un'ammonizione sacrosanta al primo intervento falloso, che gli pregiudica la possibilità di poter giocare forse anche tutta la partita. Il che avrebbe significato mettere nel serbatoio minuti importanti in vista di gennaio, dove sarà importantissimo vista l'assenza contemporanea di Kessié Bennacer. Per questo l'insufficienza. Il mister chiaramente poi non ha voluto rischiare la partita e l'ha dovuto sostituire. Se non fosse stato ammonito scioccamente in una zona di campo a dir poco influente, avrebbe potuto giocare, ripeto, tutti i minuti, il che li avrebbero. Sto riposando un po' il dito nel frattempo. Avrebbe potuto, insomma, migliorare anche la sua condizione. Al suo posto poi al 46esimo già entra Bennacer, tanto fosforo in più, 6 e mezzo per Bennacer, tanto fosforo in più, interessantissime verticalizzazioni che per poco non si tramutano in assist per un gol. Anche lui ha passato un periodo un po' appannato ultimamente, ma speriamo possa recuperare al meglio. Che si voto 7. 7 perché sblocca una partita che, come sappiamo, sono quelle partite che se cominci a non sbloccarle, cominci a innervosirti, gli avversari prendono coraggio e poi magari vengono molte più difficoltà. Ha sbloccato subito dopo 5 minuti con un bel inserimento. Va più volte vicino anche al raddoppio. E niente, buono perché sì, quasi mi dispiace dargli i voti positivi, perché se penso a come potrebbe andare a finire la questione rinnovo mi dispiace veramente tanto. Però tant'è, al momento ce lo godiamo. Anche lui è riuscito a riposare in vista di martedì, non riesce a farlo praticamente mai, quindi tanto di guadagnato. Tonali entra gli ultimi 12-13 minuti, teoricamente sarebbe un senza voto, io gli metto un 6 più, semplicemente per quel tiro bello, una rasoiata perfetta, uscita forse di 2-3 mm, sarebbe stato un gran bel gol, sarei stato veramente contento per Sandrino, che ad oggi rappresenta forse più di che sì, anzi senza forse più di che sì, incarna alla perfezione lo spirito del Milan e il perno del centrocampo. Saelemaekers, voto 7 anche per lui, finalmente si è ricordato che cosa deve fare principalmente un trequartista offensivo, un esterno offensivo, cioè segnare. Lo fa con un bel tiro secco di sinistro, un bel gol, una bella prestazione anche per Saelemaekers, voto 7. Diaz 6 e mezzo, è vero che spreca tanto, un po' troppo leziosino, cerca spesso la giocata e coppa d'effetto, però alla fine dei conti è sempre presente, fornisce anche l'assist del 2-0, quindi 6 e mezzo per lui. Leao, voto 6 e mezzo anche per lui, perché è complice insieme a Kessié del gol che sblocca la partita, che, come ho detto prima, se non la sblocchi subito, poi rischi di innervosirti e di renderla molto più difficile. Anche lui un po' sufficiente, avrebbe potuto tramutare in gol almeno un paio di occasioni, però insomma, quando punta, salta, anche in occasione del gol ne salta un paio e fornisce l'assist a Kessié. Dal 46esimo Messias, va vicino al gol, l'avrebbe meritato con un bel tiro al giro di sinistro, forse avrebbe potuto fare un pochettino meglio, però insomma rappresenta una buona carta alternativa ai titolari per sparigliare le partite. Voto 6 più per Messias.
Pellegri senza voto non si può giudicare, solo tanta sfortuna per il ragazzo che avrebbe atteso tanto l'opportunità da titolare. Dispiace, però questo è il suo punto debole di infortuni. Non credo che verrà riscattato. Entra Krunic dopo un quarto d'ora, 6 e mezzo per Krunic. Ennesimo nuovo ruolo nella sua esperienza milanista, lo fa anche discretamente bene, liberando degli spazi ai trequartisti con la sua fisicità. Va vicino al gol, quindi 6 e mezzo per Krunic. Mister voto 6 e mezzo, mister Piuli. Questa volta è turnover funziona, riesce anche a far riposare alcuni titolari, se non tutti, chi più chi meno. Ci si prepara meglio in vista di martedì. Migliore in campo lo do a Saelemaekers, peggiore in campo Bakayoko. Siamo primi. Abbiamo guadagnato punti sulla quinta al momento in attesa della Juve e sul Napoli, quindi siamo primi da soli, da soli. Io vi ringrazio ragazzi, vi ricordo like, vi ricordo iscrizione al canale, campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social, il mio personale, il sito, sempre Forza Milan ragazzi, sempre. Ciao!